Quando sono tornato a Genova, e io conoscevo uno che era un GAP, gruppi armati partigiani. E dimostrando di più, come puoi immaginare, mi sono infilato in mezzo a loro. E a quel punto, per una parte del fine del 44, ma avevo 14 anni, non 15, nel 44. E poi nel 1945 sono stato con loro in diverse operazioni. Qualche volta mi trattenevano perché davo di matto, cioè non mi rendevo neanche conto bene dei pericoli, mi fermavano. Dove vai? Matto del ma che no, fermati qua! E mi dovevano proprio trattenere perché ero impazzito dall'incoscienza, dalla mia età. Avevo avuto un passato di infanzia molto duro perché era stato catturato da una pattuglia tedesca mentre lui innocentemente stava aspettando sua madre a un binario della ferrovia, dove lei doveva arrivare, in un paesino della Liguria. Queste erano semplici deportazioni, torture, fughe, finché Giuliano, 14enne, era riuscito a unirsi a una brigata partigiana e quindi aveva partecipato alla guerra di resistenza, che era proprio tutto bambino. Questo aveva creato in lui dei traumi terribili e indimenticabili, tanto vero che non aveva mai voluto parlare. Ma Giuliano Montaldo era un partigiano non solo perché aveva combattuto i nazifascisti durante la resistenza, ma perché era un difensore dei diritti contro ogni intolleranza, insofferente verso le disuguaglianze. La sua produzione, infatti, fu un grande lavoro di impegno civile, di sensibilizzazione contro le intolleranze, contro le ingiustizie derivanti dall'arroganza del potere militare, giudiziario, religioso. Lui ha sempre tenuto il filo rosso dei rapporti con Genova. In ogni iniziativa che appunto le amministrazioni organizzavano, lui veniva sempre. Veniva sempre anche Carlo Lizzani, ma lui aveva proprio un rapporto sentimentale nei confronti di Genova. E ho un ricordo di un uomo, oltre che molto intelligente, un grande artista, ma anche un uomo dolcissimo. In sala ci sono il figlio e la moglie di Pietro Ferro, che era uno degli attori del film Tu Banditi, che sono lì, Salmano, il figlio Andrea, se non sbaglio. Ringraziamo la signora Ferro di essere qua, perché è un filo che noi stiamo tessendo, ma lei è proprio qua. E quindi chissà quante cose ci potrebbe raccontare, ma preferisce soltanto la citazione. Sono contento di ricordare Giuliano Montaldo perché con Giuliano poi c'era anche un rapporto di amicizia e di lui voglio segnalare una grande gentilezza. In una stagione in cui non tante persone sono molto gentili, questo tratto, questo stile, questa eleganza è un'altra caratteristica, profondo, diciamo, anticipatore, di cui si parla nella sala storica in cui siete. Film Tu Banditi, che fu un caso di scuola, perché fu di fatto la prima testimonianza di una struttura cooperativa che si introduceva in un mondo che era sempre stato appannaggio di imprenditori piuttosto abbienti e quindi circolo più esclusivo, e diventava invece un fenomeno sociale, popolare. Io ho conosciuto Montaldo a Gavi grazie a Steve Della Casa, un critico cinematografico, conduttore di Hollywood Party, e sono rimasto colpito dal suo modo di raccontare il cinema. Quindi non solo conoscevo il suo cinema, ma soprattutto mi ha coinvolto la sua capacità di raccontare il cinema, di essere appassionato al cinema e di avere questo grande amore per il cinema. E, oltre che ricordarlo per i suoi grandi film, da Sacco e Vanzetti, da Agnese va a morire, da Acco Tu Banditi, lui è stato legato molto a Genova, è il più importante regista nato in Liguria insieme a Pietro Germi, quindi stiamo parlando di una figura importante del nostro cinema, ha amato però tanto Genova e la Liguria, ci tornava spesso, quindi è stato un partigiano del cinema,
perché l'ha difeso. L'episodio ha una data, 18 di novembre 2008. Tutto nasce da questo libro che io avevo scritto appunto a quel tempo, che il comune, che il municipio di Valpolcevera, grande, come il presidente Gianni Grevello, capisce la portata e decide di sostenere, di appoggiarmi per fare queste cose. Questa cosa si intende un'iniziativa sui luoghi del film che poi si include a Palazzo Ducale, nel mio consiglio, è stata una bella serata. Però la parte particolare di questa giornata è che la domanda, ma non possiamo mettere una targa anche per un posto? La targa la facciamo sempre per persone decedute, e perché non possiamo fare una targa per un sito, per un luogo, per un qualcosa di importante? Decidiamo di mettere una targa pubblica, con lo stemma del comune, ai giardini o a giardini Francesco Soave di Ponte Decimo, dove prima c'era la casa del fascio, poi demolita. Una casa che diventa alloggio, studi, laboratorio, che è la troupe e del film a fondamenti. Un momento di grande smarrimento in cui insomma, il nostro paese rischia tanto, ma non devo spiegarvelo perché, come si dice, per concludere in tribunale, il tribunale è informato, cioè voi tutti sapete di cosa stiamo parlando, e voglio soltanto che si raccolga un messaggio, ecco, accolato, perché attraversiamo una fase veramente difficile, complicata, in cui il richiamo ai valori e la ricostruzione della memoria e della vita di quei valori è fondamentale. Questo senso della lotta, questo senso della libertà, questo senso dell'antifascismo, questo senso forte del partecipare, della partecipazione, per Genova era, spero che continui a essere, l'elemento, la nutrizione più forte.